uscendo, il sole... Miss Italia. Viola Vitale, grazie. Ispettore capo Francesco De Mir. Io? Che colore sono? Allora? Blu. Come tutti i maschilisti egocentrici infantili che ho conosciuto nella mia vita. Tu fai sempre colazione così? Mi piace fare sport. Qualche problema? Mai avuto problemi con le donne nude, te lo assicuro questo. Tu sei troppo nuda. Adesso mi dirai che non hai più bisogno di me, vero? Spero anche questo. Ma diciamo che ti do un'altra possibilità. E perché? Una passione per le cose che fanno male. Confermato mercoledì. Sì, come sempre. Certo che ti faccio il tuo piatto preferito. Ti aspetto. Ciao, 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 ciao. Ti sei fatta male? No, no, no. È tutta colpa del pomodoro. Pomodoro? Sì, sì, il pomodoro è sbagliato, sbagliatissimo. Ma perché non mi chiami al telefono? Perché non siamo così intimi. Non siamo così intimi? Ma se viviamo praticamente nella stessa casa. Hai cenato da me ieri notte. Appunto, è stato un errore. Ognuno deve rimanere al suo posto. No intimità, no promiscuità, no. Sei strano oggi. Secondo me la telefonata di stamattina ti ha scosso un po'. Non è che per caso ti stai innamorando di me? Cioè, buono. Volevo dire che è veramente molto buono. Buonissimo, mamma mia. Lo mangiamo un'altra sera perché si è fatto tardi e... è tardi. Serve una mano? Nascondimi, quell'uomo mi sta seguendo. Di più, così mi vede. Mm. Ma sei pazzo? Me l'hai detto tu, nascondimi di più. Perché un separé? Paura di non resistere al mio fascino? O tu al mio? Fai bene ad aver paura. Sto scherzando. Ormai abbiamo capito che l'unica cosa che faremo insieme è collaborare, no? Io poi non mescolo mai la vita privata e il lavoro. È la mia unica regola. Allora fate buon viaggio. Tutto qui? Nessuna battutina, frecciatina sul ragazzino? Il ragazzino è molto fortunato. A volte non vedersi per un po' fa bene a tutti. Anche Raniero non si vede da un po', come mai? Abbiamo avuto una discussione per una cosa che non gli ho detto e abbiamo deciso di prenderci del tempo. L'hai deciso tu o lui? Hai finalmente trovato uno che ti sposa? Quasi. Andiamo a convivere. Qui? No. No, no, no. Da lui. Almeno riavrò il mio terrazzo. Quando è che mi liberi il terrazzo? Mi sa che dovrei sopportarmi ancora. Io e Raniero ci siamo lasciati. Come mai? Sembrava andare tutta meraviglia. Perché non è lui che voglio accanto. Non posso stare con un uomo che non amo solo perché è pronto a fare il grande passo, no? Puoi ancora salvarla. Anzi, sono sicura che lo farai. Forse non cucinerai mai per me. Ma riesci sempre a dire la cosa giusta. Io non so cosa ti sta succedendo, ma so cosa è successo a me da quando ti ho incontrata la prima volta.
perché grazie a te ho capito che è bello aspettare le uccelline anche se arrivano solo topi. Che si può passare una notte intera con una donna bellissima senza andarci a letto. E sentirsi appagati. Perché la tua vita non solo è importante, la tua vita rende bella quella di chi ti sta intorno. Non ero blu come tutti i maschilisti egocentrici infantili? In realtà ti ho mentito. Non ho mai visto il tuo colore. E che significa? Non lo so, non mi è mai successo. Con nessuno.